Quando Stefania Rocchi e Alessio Boni si tuffano nella storia fotografica di questa leggenda del cinema e poi nelle bellezze di Tropea, si capisce come sia nuovamente compiuto il miracolo della calabresità di Raff Vallone. Per il terzo anno il premio dedicato al grande attore è stato vetrina del luogo dove i Vallone sono ancora di casa, ma anche fermo immagine per valorizzare nuovi talenti made in Calabria. Come Vittorio Surace, premiato nella sezione Giovani Rivelazione per Provaci Ancora Prof, o come Ludovica Lirosi, migliore regista di corte e figlia di Antonio, il polistenese già garante della stabilità dei prezzi. Il premio, voluto dal comune, da Tropea Eventi e dal figlio del mostro sacro tropeano, Saverio, è stato però anche occasione per riflettere sullo stato dell'arte filmica. Stiamo troppo bene, abbiamo poche unghie e poche motivazioni forse. Invece allora si usciva da una guerra e c'era più fame. Il cinema più bello, credo, senza togliere quello dei nostri 2000, è stato proprio quello degli anni 60 e 50. Premio nazionale che ha omaggiato anche le novità organizzative del settore. Abbiamo appena fondato un'associazione che si chiama ACMF, Associazione Compositori Musica da Film, a far valere la voce anche dei compositori italiani che tanta parte hanno avuto nella musica del passato. Una serata nuovamente intensa con il premio alla carriera a Valeria Fabrizi, ma capace anche di far cogliere l'intenzione di un mondo in movimento, suggellato dal premio al nostro fotoreporter Saverio Caracciolo per il suo corto sul quartiere Rom Giambra. Quella gente è molto devota ai santi Cosimo e Damiano di Riaci e documenterò questa loro devozione. Una terza edizione che entra in archivio con una promessa. Stiamo pensando di fare una statua a Raff Vallone. Fu partigiano, una rarità per la Calabria. Fu giornalista e giocò nella Serie A del calcio, senza dimenticare le pallonate sulla spiaggia tropeana. E fu un attore nell'Olimpo del cinema mondiale, che a Tropea attirava, come oggi fa il figlio, il meglio di quel mondo. Ecco perché oggi bruciano di più le parole di Saverio Vallone. Adesso la Calabria non ha fatto nulla. Adesso c'è il comune di Tropea che indipendentemente dà un piccolo contributo per questo premio e il resto sono tutti volontari. Non capisco perché la Film Commission Calabria, insomma, non si occupi invece di realizzare delle cose importanti per mio padre. Una frusta sullo scenario di un premio consegnato ad attori del calibro di Stefania Rocchi e Alessio Boni per la fiction intitolata Ironia della sorte di Padre in figlia. Sì, perché Saverio il suo sogno di promuovere la culla degli affetti l'ha realizzato. Sono molto contenta e sono molto onorata di essere qui. Tra l'altro è la prima volta che vengo a Tropea e quindi è stata anche un'occasione per conoscere questa terra meravigliosa con un mare fantastico. Ma qualcosa vorrà pur dire la dimenticanza delle istituzioni regionali e non rimane che sperare. Sta per andare in onda la fiction su Nino Manfredi. Può essere l'occasione anche per avere una fiction su Raff Vallone? Beppe Fiorello, incontrandolo a una cena in un ristorante a Roma, che ha fatto la vita anche di Modugno, era molto affascinato dalla vita di mio padre, perché voglio dire di una criticità straordinaria, insomma, e quindi è ideale, diciamo, per poter realizzare una fiction. Agostino Pantano per la CNews 24.